Buongiorno, oggi è domenica, qui è nero il tempo, non c'è nemmeno uno spiraglietto di sole, ormai ci siamo abituati. Allora, oggi aggiornamento gravidanza, vi faccio dire le cosine, i regalini, eccetera, eccetera. Comunque una domenica tranquilla. Voglio aprire un attimo una piccola parentesi. Quando ho fatto i video della gravidanza di Emma, ovviamente lì ero molto più serena, ero sempre gioiosa, ero, non lo so, era un'emozione diversa. Adesso, quando faccio video su questa gravidanza, molti di voi mi dicono come se sembra un po' più fredda. Ecco, io ci tenevo a dire una cosa, non è che io sembra un po' più fredda o è che è una gravidanza totalmente diversa, dove ogni volta che io vado a fare dei controlli, mi si spacca il cuore e quindi ovviamente esprimersi è difficile. Quindi io vi aggiorno e poi mi chiudo in me stessa. Non so come spiegarvi realmente la cosa, ma non sto vivendo appieno una gravidanza in modo sereno, lo sapete bene, con tutto quello che è successo, insomma, che continuano a confermarmi. E ci tenevo a dirvi questa cosa, quindi non è che io non sia felice, che io, come dire, abbia fatto delle differenze. Ecco, i figli sono tutti uguali. Come avevo emozioni per Emma, ce l'ho adesso, però è anche vero che adesso ho più difficoltà a stare davanti ad una videocamera e gioire. Perché ho i pensieri e anche perché sto vivendo una gravidanza in un momento storico molto difficile, come tante altre mamme, perché quando si va là devi stare con la paura, ti fanno il tampone, non sai se esci positivo o negativo, devi stare tutto il tempo con la mascherina, non si può usare il cellulare per riprendere magari l'ecografia come si faceva con Emma, per farla vedere al papà, sei da sola nella stanza, non fanno entrare il papà, ci sono tante tante cose che non vanno e quindi comunque uno sta già con la testa, la vedi in modo più pratica, più pratico, magari di qualche anno fa in cui era tutto tranquillo, anzi là si dialogava con le mamme proprio. Anche adesso si fa, ma si fa in modo diverso. Io non ve lo so spiegare, solo chi sta passando la mia situazione ve lo può spiegare. Vi ricordo che vado a fare le visite in un reparto di medicina fetale dove ogni gravidanza che viene seguita lì ha dei problemi, la maggior parte soprattutto hanno dei problemi un po' come il mio, sono gravidanze a rischio, quindi è una struttura ASL delicata, quindi non è facile insomma sopportare tutto questo, detto proprio chiaramente, quindi che io sia felice quello non c'è dubbio, però una cosa mia, insomma, non riesco ad esternare al 100% quello che vorrei. Detto questo, leggiamo il referto insieme. Come tutti ben sapete, io vado a questa struttura ASL di Bari che si chiama, che è l'ospedale di Venere, però io appunto accedo in un reparto dove fanno appunto medicina fetale, diagnosi prenatale. Giorno 4 sono andata lì, vabbè, questo è il mio data di nascita, eccetera, non c'è nulla di male. Allora, indicazione all'esame, è il solito, già sapete, si sospetta atresia esofagea, penso si dica così, e alto rischio di trisomia 21. Queste sono le solite cose. Siamo al terzo trimestre. Queste sono tutte le cose scritte, non ve le leggo, magari ve le leggete voi con calma. Io non è che ci capisca molto, a parte quello che lei mi dice e mi sottolinea. L'ultima volta avevo il liquido amniotico ai limiti superiori della norma. Mi ha detto semplicemente che essendo che il bambino beve poco, si alimenta poco, è normale avere un liquido ai limiti superiori. Attività cardiaca per fortuna presente, movimenti fetali tantissimi, la placenta è normalmente inserita, quindi diciamo tutto bene. Poi le conclusioni sono: all'esame odierno il quadro ecografico appare stazionario, cioè vuol dire che comunque siamo sempre là, sempre la stessa situazione, lo stomaco appare sempre a scarso riempimento, associato al liquido, all'aumento del liquido amniotico.
Infatti è stato spiegato in precedenza che tale reperto, quando isolato, potrebbe rappresentare una variante della norma microgastrica o rallentata peristalsi esofagogastrica. Tuttavia, in epoca prenatale non è possibile escludere ecograficamente un'anomalia del transito esofageo, esempio quello che mi ha scritto poi sopra, che può essere confermata solo dopo la nascita e che rappresenta una malformazione maggiore necessitante di una correzione chirurgica. Inoltre, le dimensioni delle ossa lunghe risultano persistentemente ai limiti inferiori di norma. Poi, dietro abbiamo ovviamente la conferma della trisomia 21 attraverso il test del DNA. Si consiglia il monitoraggio ecografico, ovviamente, per continuare. Insomma, andiamo avanti. E poi l'ecografia ostetrica non rivela le anomalie genetiche fetali. Si rammenta inoltre che l'indicazione ad eseguire ecografie del terzo trimestre, rappresentata principalmente dalla valutazione della crescita fetale, del liquido amniotico e della posizione placentare. E nulla, questo è tutto. Ovviamente, vabbè, l'ecografia dietro non c'è nulla, non si vede nulla, lo stomaco, queste cose qua, loro valutano principalmente queste cosine qua. Insomma, raga, tirando a conclusione, la situazione è sempre la stessa. Probabilmente ha problemi allo stomaco. Probabilmente dovrà subire un intervento. Il cuore non è riuscito a vederlo perché appunto non si girava e quindi non c'è stato verso, però ha detto che più o meno la situazione era stabile. E quindi ovviamente sono pensieri che ti tormentano, no? E questo è, raga, cioè è difficile anche spiegarsi perché adesso stiamo andando proprio vicino al momento. Oggi sono entrata nelle 30 settimane, mancano 8 settimane al parto e quindi manca sempre meno. Immaginate, no, il pensiero di dover partorire e sentirmi dire determinate cose. Non sarà facile, sarò da sola, molto molto difficile. Voi potrete dirmi anche, vabbè, l'hai voluto tu. Ok, certamente che l'ho voluto io, però non è anche giusto che una mamma decida di sfogarsi, di condividere. Io condivido con voi anche queste cose, vi faccio leggere i referti perché comunque può essere d'aiuto. Cioè, questi miei 9 mesi, secondo me, possono essere d'aiuto ad un'altra mamma, altri genitori che vogliono affrontare, che magari hanno fatto il mio stesso test di test. Partiamo da quello. Da lì hanno fatto il test del DNA, da lì si sono trovati in bilico ad una scelta. Cioè, amniocentesi e continuare lo stesso, amniocentesi, abortire. Parliamo proprio in modo crudo. Voi, attraverso i miei video, state vedendo io cosa sto passando, che sia in positivo e negativo. Tutto il mio racconto vi può aiutare a capire se voi volete realmente procedere o volete, cioè, volete stoppare il tutto perché non ce la fate poi ad arrivare a subire, diciamo, determinate notizie, eccetera. Per quello io condivido anche con voi tutto questo, perché comunque può essere d'aiuto a molti genitori, perché è anche vero che ci vuole tanta forza di volontà per andare avanti quando si vengono dette determinate cose e soprattutto quando i dottori ti spingono ad abortire davanti a certe situazioni. La prima cosa che ti dicono: signora, perché non stoppa la gravidanza? Ci ha pensato bene, eccetera, eccetera. E tu devi avere i paraocchi, non devi ascoltare nessuno e decidere da sola. E dico bene, almeno io la penso così, da sola cosa fare, perché alla fine sei tu che lo porti 9 mesi dentro, il tuo compagno, tuo marito, chiunque esso sia, la tua compagna, può consigliarti, può dirti la sua, però sei sempre tu che lo porti dentro. Quindi attenzione, non è un, cioè, il mio discorso è questo: sei tu mamma che lo stai portando all'interno che devi capire se ce la fai o meno. Lascia poi che chi ti sta vicino, chi ti sta accanto ti dia un consiglio. Io almeno sono così, io sto lottando e basta da sola. Ho un compagno che mi aiuta, che mi sta vicino, eccetera. Però io la prima cosa che ho detto a lui, io voglio andare avanti, punto e basta. Anche se mi avesse detto no, io non sono d'accordo, non l'avrei ascoltato, sono onesta e lui lo sa perché è una decisione mia. Poi ovviamente
In caso, l'ho sempre detto, in caso di malformazioni gravi, in caso di cose proprio estreme, allora in quel caso forse ci avrei ragionato, eccetera, è ovvio, non sono una pazza, non sono una persona che si ostina sulle cose, ma comunque basta, chiudiamo il discorso per ora, avevo bisogno di parlarvene, di dirvi come sto, non sto tanto bene, sono un paio di giorni che non sto bene psicologicamente, ma voi sapete che ho una grande forza, mi riprendo. Cerco di darmi forza da sola e di andare avanti. E penso che adesso, da oggi in avanti, fino al parto, starò così, insomma. Sì, ci saranno giornate in cui mi distraggo, esco, rido, scherzo, ma la mente sta sempre là, perché comunque ci stiamo avvicinando ed è molto difficile per me. Nulla, raga, adesso vado da Emma e ci aggiorniamo più tardi. Raga, stiamo facendo pausa mela. Com'è la mela? È buona? Due mele. Pulito la camera da letto. Adesso mi sposto. Belli i capelli. Mi sposto in cameretta. Oggi mi do assolutamente lo shampoo perché poi domani appunto devo andare dalla ginecologa. Adesso mi sposto di qua che c'è un bel da fare che sta un po' di caos. Quindi è tempo di mangiare la mela e poi mi metto all'opera qui. Sistemare io ed Emma. Fortuna mi dà una mano, è brava, devo dire la verità. Raga, per pranzo sto preparando il risottino con funghi e pomodoro. Ad Emma invece gli sto facendo la pastina col brodino, diciamo, di verdure. Perché siccome ho mangiato ieri il sugo, non vorrei esagerare. Dimmi, amore. Il sugo? Eh sì, sto cucinando, amore. Vieni. Nel frattempo che cuoce il tutto, vi faccio vedere i regali che mi ha fatto mamma. Ah, e poi mi ha preso anche gli asciugamani. Io mi sono presa una specie di reggiseno, non proprio reggiseno. Le ho usate anche nel parto di Emma, poi ve lo faccio vedere. Sono dei toppini che vendono i cinesi morbidissimi. Perché a me i reggiseni non piacciono per quelli là per l'allattamento, eccetera, li vedo scomodi. Quindi inizialmente utilizzo questi toppini qua che sono molto morbidi e comodi per l'allattamento. Mi ha preso gli asciugamani, strofinacci, insomma, stiamo iniziando a prendere un po' tutte le cosine. E vi faccio vedere cosa mi ha regalato. Allora, si sta riempiendo sempre di più questi cassettini. Ecco qua, messo a fuoco. Allora, questa tutina in cotone con la scritta boy e il cravattino. E poi sotto qui ci sono gli orsetti con scritto Bobby. Sarà il nome dell'orsetto, molto carina. Poi questa qui con due orsettini, molto bella anche. Senza colletto, stiamo facendo un po', giusto per accontentare anche un po' me, no? Perché io non amo il colletto, però devo dire che mi piace questa. È molto carina, guarda, io sotto all'inizio non me ne ero accorta, ma scusate, ma Emma. Allora, guardate qua, intanto le scarpettine che sono una cosa meravigliosa, ma pure i taschini, cioè veramente, sono troppo belli. Poi in Ciniglia mi ha preso questo qui, guardate quanto è bello questo. Allora c'è il cappellino, poi c'è la sciarpetta meravigliosa. Emma, aspetta, e la tutina in Ciniglia. Nel frattempo lui scalcia tantissimo. Questa è qui sui toni dell'azzurrino, molto chiara, molto bella. E poi sotto abbiamo sempre la, sulle, diciamo, scarpettine sui toni del blu. Amore, non ti appendere a questa qui, insomma, e poi io ho preso, siccome siamo andati da Mister Toys a scegliere il trio, io ho preso questo biberon per, diciamo, per dare l'aggiunta iniziale. Non sto trovando la scritta. Ah, ecco qua. Aspetta, amore. Vedete? Della Chicco con la coroncina da principe e all'interno appunto c'è il biberon sempre con la coroncina da principe. Molto carina, era in offerta e l'ho voluta prendere. Emma, aspetta, aspetta la mamma. E nulla, queste erano le tutine. Ovviamente il mio telefono non ci aiuta mai a mettere a fuoco, ci mette 10 anni, ecco qua. Ti piace questo cassetto? Tutto di colore? Baby blu. E nulla, raga, noi andiamo a pranzare. Raga, qui stiamo giocando, Emma? Stai giocando? Sì?
Tra l'altro, tutte queste cosine che gli avevamo preso mia madre, quando Emma era piccola piccola, sono tutti puzzle, incastri, li avevamo conservati ovviamente perché era piccola piccola, adesso che sta crescendo man mano, lei si fa tutti i suoi incastri, puzzle e giochi vari, insomma, molto molto carini. Allora, nel frattempo che Emma gioca, siccome non ho nulla da fare e non ho intenzione di riposarmi, vorrei sistemarmi un attimino qui, così poi pulisco questi mobili, anche qui metto la carta. Finalmente questa qua, quella lì azzurrina perché mi sono decisa. E in quanto poi mio padre ha detto il primo sabato disponibile mi viene a pitturare la cucina, quindi voglio farmi angolo dopo angolo e sistemarla, buttare le cose diciamo in eccesso perché qui sicuramente troverò tante scartoffie inutili, cose appoggiate e iniziare piano piano a liberarmi. Così quando lui deve venire il giorno prima, io una volta che tolgo gli stendini, diciamo le cose d'appoggio, sto comunque ben ordinata già, non posso aspettare l'ultimo giorno. Niente, mi metto a fare questo lavoro qui. Ho ancora il riso sullo stomaco oggi perché in realtà ormai non digerisco più bene, ma qualsiasi cosa mangio, eh. E niente, raga, questo è tutto. Raga, è ora di cena, finalmente. Il cibo di Emma da tutte le parti. Vieni qua, amore. Finalmente così metto la piccolina a dormire perché sta ancora bella carica. Vi faccio vedere la focaccia che abbiamo preso alla Lidl. Allora, questa è la focaccia che abbiamo preso alla Lidl. Sembrerebbe buona, adesso l'assaggio e vi dico. Allora, è bella scrocchierellina. Vabbè, però si sta un po' ammorbidendo. Ma vabbè. Tutto sommato, per essere una focaccia surgelata, non è male. È buona, è buona. Raga, stiamo andando. Qui è maltempo, però per fortuna ha smesso di piovere perché era in pensiero che stamattina diluviava, quindi per lasciare Emma era un po' un caos.